dalle vette della gloria, delle sue strade, il suo profumo ti conquisterà. Il bianco rosso, il colore dell'identità, ti sveglierai con le affannate corse sulle spiagge, con un sole qui. Scalda il cuore nelle sue tante facce, ti dà la grinta per rialzarti se tu sei nei guai. Ti senti forte perché la forza te la dà lei. Grazie Valletta, anche se non ci conosciamo, ci prendiamo per la mano, uniti dalla lealtà. Valletta, 100.000 voci in coro che si innalzano in un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. Ti stupirai durante il sabato di notte insonni, vivrai nei campi mi dimora tra sorrisi e sogni, come in TV, per un momento cambia la realtà. Ti senti grande, come il cuore della tua città. Grande Valletta, anche se non ci conosciamo, ci prendiamo per la mano, uniti dalla lealtà. Valletta, 100.000 voci in coro che si innalzano in un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. Oggi si respira calcio, Lello. Già sveglia lei, già sveglia lei. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Una buona giornata, un buon martedì. Ce n'avevi 5, 3. No, 3. 3, grazie Barletta. Bellissima questa canzone, insomma, veramente bella. E allora, oggi a Torino pioggia e voi col sole. Purtroppo. che se può fa? Voi andate a vedere la Juve. Vogliamo mandare innanzitutto un saluto a chi si è recato a Torino, che ha fatto un viaggio tutto stanotte per essere lì. È vero. Un salutone a tutti quanti voi che spendete i soldoni per vedere quattro fisse scuo pallone. Noi preferiamo la tele, vero? È molto più comoda e si risparmia. E si guarda meglio la partita. Ciao Francesco Lanotte, ciao Michele Di Bari. Ciao Ciccio, ciao Miguel. Ciao Ste. Nicola Ciniero, Michi, l'abbiamo salutata. A Concetta, a Rosa, a Celeste. Oggi è, ahimè, purtroppo è l'ultimo giorno che poi si ritorna alla normalità. Perché ahimè? No, ahimè, perché è più bello a quest'ora, con calma. Ah, quindi ahimè per l'ora, che da domani il buongiorno è più mattutino, vero? È più mattutino. Adesso cominciamo a ragionare. Finiscono le ferie. Ragazzi, ciao Mauro! Ragazzi, di qua è solo andata, non si può venire più. Sia ben chiaro, ragazzi, sia ben chiaro. Mauro, tu non sai chiudere un biglietto. Ne devo preoccupare, no, Mauro, tempo al tempo. Che la becca le scadere, non si può mettere più. Non mi puoi rovinare un... Comunque a Torino piove, però qui c'è un sole pazzesco, diciamo che è bello, siamo alla primavera finalmente. E ieri, ma noi che dobbiamo fare un resoconto di ciò che è stata la Pasquetta. Pasqua di Pasquetta. Sì, io volevo dire che
cioè quel post che io ho copiato da una bellissima pagina anni 70-80 che mi è piaciuto tanto e l'ho messo sulla nostra pagina, che veramente mi ha fatto ricordare le vecchie Pasquette, le belle Pasquette, che dove c'era, non è che ora queste non sono buone, però c'era più amore, c'era più tutto. Forse o siamo noi che siamo nostalgici. No, è che è un male comunque cambiare le tradizioni, proprio perché Lello, la Pasquetta nasce proprio dall'idea di spensieratezza, sai? Beh, dedichiamoci un giorno dove non facciamo tutto quello che facciamo durante l'anno. Sì. Dovrebbe essere questo il senso. E infatti, bravissimo. Però io dico che facciamo un plauso a chi, come ieri, quella bella comitiva che si sta tutti insieme, all'insegna dell'amicizia, dell'allegria, della gioia dello stare insieme. Sì, ragazzi, riscopriamo questa umanità, perché la stiamo un po' perdendo. Qui non ci si saluta neanche sullo stesso pianerottolo, Lello. Non sai il nome di chi vive di fronte a te, capisci? Quindi ieri, girando qua e là, abbiamo fatto un tour Montaltino, Carne della Battenza, abbiamo girato, che poi sono i posti simboli dei barlettani. Chi non ha fatto una Pasquetta a Carne della Battaglia, dai, diciamocelo, E quindi era pieno di gente, tutti allegri, tutti dalle vende a ponendo, cicabelle, cicachette, da ponendo alle vende, siamo qua sotto puntendo. Ed è vero, questa cosa è vera. E anche per i bambini, capito? Di riscoprire un po' di aria pura in campagna, abbandonando lo smog della città, il sole, il verde. Infatti si dice, Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. No, ma tu hai salvato, è nato le pesco. No, non mi cambiè questo dito, lo manvartì. No, perché a me veramente mi fa piacere quando vedo quelle belle famiglie che stanno tutti uniti, che si divertono. Cioè, il problema è da quando è successo che ha avuto la casa grande e non la sfrutta più. Sì, no, fa ridere, perché proprio qualche tempo fa con una mia amica si lamentava, loro due persone più una figliola, si lamentava, sì, 125 metri, però se era più grande era meglio. Ma per fare che? No, è assurdo. Ciao Angelo, tanti auguri! Vecchi amici di Ventura. Quindi allora qui stanno cambiando il senso. Solo a venire. Sì. Devi fare il giro praticamente. Ed è meglio forse. Sì, sì, no, per avvisare per chi non lo sa. Perché è difficile poi cambiare abitudini, sai, di uno che questa strada l'ha fatta sempre per anni. Sa da un progetto che verrà una mega rotonda qua, Lello. Sì, così, perché dice che questo qua andrà via, questa, ma perché andrà via questo pezzo? Non vedo l'ora che viene abbattuto questo pezzo, Lello. Non c'è niente, vale la pena. Non vedo l'ora. Non vale neanche la pena. Ecco amici, questa è Miami Beach Barletta. Sì, la Miami italiana. Come si vede oggi, che stanno tutti a lavorare, lì? Vabbè, si ritorna alla normalità ed è giusto che sia così. Io Michele Di Bari. Saluto Antonio, saluto Miguel. Cosa dice Michele? Cosa avrei fatto che sta mandando 3 milioni di È vero, Michele.
non potevano mancare. Allora, due cose non potevano mancare, oltre al cibo ovviamente, il fai da te, eh? Non poteva mancare il pallone e le carte. Voglio un Super Santos. Però Irai, ma fu mediatore, niente. Vabbè. Ho capito, hai paura di perdere, hai capito? Okay. Ma non c'era il terzo. Contro i campioni. Non c'era il terzo. Non puoi giocare contro i campioni. Lui già apro tra una decina di minuti. Ma dove vanno a fatica? Il nostro Quacervo, sempre come accompagnamento. Ragazzi, mandateci un po' di, non so cosa potete mandare, un po' di baci, un po' di cuori, che qui dopo due giorni di festa qui ci vuole la fatica, non c'è un guzzo. Comunque era una tavola di mare, mamma mia. Nicola Ciniero, Milan Inter over. Nicola, ti assumi questa responsabilità? Vedi che ti prendiamo in parola, quindi over fanno più di... E non puoi dirci chi vince, Nicola, al posto di over? E tu andiamo. Dai, Nico, interrogati bene e faccelo sapere, per favore. Un saluto a Orsola, che poi è la mamma di Peppe. Ciao Orsola, signora, auguri a voi in famiglia. Luigia. Sì, Luigia, 13 minuti, un quarto d'ora ci vediamo dal negozio. Lilo Lila. Certo che ieri è stata proprio una non stop, la dura prova. Cioè, altro che rilassamento. Ieri è stato, Abbiamo scontentato qualche amico pure. Che mandiamo i saluti e le scuse, per favore. Michele Antonucci. Michele e famiglia. Michele Antonucci e famiglia. Siamo stati sequestrati ieri, quindi la prossima volta ci sequestri tu. No, ma Michele capisci, Michele, non è che non capisci. Ci hanno letteralmente sequestrati, rapinati. C'hai ta fe, no? Braita ci da due moglie. Non hai capito niente. E' questo un po' il senso, Michele. Ci tenevamo a fartelo sapere. E poi faceva l'antipatico Enzo. Beh, mo ce ne vai. Sì. È molto difficile, dice Nicola Ciniero, per l'over. Quindi vabbè, mettiamo over. Over 1.5 o over 2.5? E perché anche qui è importante, Nicola. E stasera forza Juventus, Salvatore. Stasera sarà un partitone, voglio. Stasera chi è juventino ti farà Juve, chi non è juventino ti farà Real Madrid. Non c'è una via di mezzo, caro. Io penso che tutti gli interisti ti faranno Juve. Ah, che bello, dice Michele. Enzo, quando vai in negozio dai un abbraccio a tutti i tuoi dischi, amici. Ma no, quando sono degli abbraccioni, sono, Michele. E allora, tutti quanti a lavorare oggi, ed è bello, dai, si ritorna. Si ritorna con entusiasmo e... E che altro? Volevo capire se c'è qualche altra nazione che festeggia più di noi. Perché qui tra Capodanno è universale, credo la Befana pure. No, vabbè, ci sono, se non ci sono, c'è quello, c'è l'altro. Quindi magari noi festeggiamo il 25 aprile, loro festeggiano un altro momento di liberazione. Sì. O di chissà
cos'altro. Che mi sa che la Luna l'hanno presa proprio apposta questa cosa. Noi festeggiamo il 2 giugno e altri stati festeggiano la loro data di indipendenza, non lo so. Penso Raffaele da Trento, un saluto. Ciao Raffaele. Beh ragazzi, che dire, buona settimana, perché oggi inizia la vera settimana, diciamo che ieri è domenica, ieri sono stati giorni festivi, ora la settimana lavorativa inizia da oggi. Buon veramente di vero cuore, buona settimana a tutti quanti voi. Ora iniziano le belle giornate, uscite, date un abbraccio a chi purtroppo non può uscire e preservatele come sempre. Gran Cicerone che sei, voglio. È la verità. Ecco, dai, una pioggia di cuori, dai, Vicky. È la verità, Enzo. Ce n'è bisogno stamattina per ripartire. Io ci penso sempre a quella povera gente che purtroppo sta allettata, e si può dire, Enzo. Sì, sì, no, che lo chiarimo quel giorno, la testa foscia, ma va. E si può dire. Oh, poi ragazzi, chi non ha messo ancora il mi piace sulla pizza di Domenico Mattone, ragazzi, aiutiamolo al grande, anche perché è uno scontro a tête a tête con uno di Gravina, di Puglia, e non sarebbe male farlo vincere, sembra un barlettano, il nostro barlettano. Sì, 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 sì. Anche sì, perché sì. Merita. Votate Domenico, pizzeria da Mattone. Voglio salutare anche Antonio D'Aloiso, il grande pasticcere. Siamo proprio qui a due passi. A due passi, un grande amico, un signore. La colomba era buona, Antò. E allora, Enzo, volevo salutare, che dici? Sì, sì. Una buona giornata a tutti. Purtroppo abbiamo... da lavorare. Io devo andare anche da... Abbiamo degli impegni da mantenere. Devo andare dai vigili ora per quella questione. Anche tu hai da lavorare. Devo andare a fare un po' di cose. Vi auguriamo quindi, un'ottima... buona ripartenza, al di là di quello che si dice dopo la festa, malinconia e dolore di testa. No, dopo la festa ripartiamo alla grande. Alla mennia. Non mi è venuta una rima, la prossima volta. Prossimamente, promesso, la rima dopo la festa. Buona giornata a tutti e condividete. Dopo la festa non ci stiamo con la testa. Ciao a tutti, Barletti a Vest. Ciao da Enzo Delvi e Lallo Russo. Shout the gate, dice Vicky.